Benvenuti in questo video, sono Gianni 95, questo è Hearthstone. Allora, siamo qua in apertura buste, speriamo di trovare leggendari e iniziamo subito ad aprire le buste senza perdere tempo. Rara. Rivestimento chitinoso. Fornisce 4 armatura. All'inizio del turno successivo ne fornisce 4 aggiuntiva. È buona come cosa. Però da usare all'inizio non tanto, perché all'inizio siamo nei servitori, quindi bisogna. Arcanista di nulla argenta. Più di un magico che le tue battaglie e le tue magie non possono selezionare gli eroi come bersagli per questo turno. Ah, quindi non posso beccare gli eroi con le magie. Quindi non so quanto mi possa essere utile. Sigillo del sangue. Più 3 e scudo divino al servitore. Infligge 3 danni al tuo eroe. Vabbè. Potrebbe essere usato, ma. Vigilina rubiana. Grida e battaglia. Rinvieni una magia se è morto un tuo morto dopo il tuo ultimo turno. Costa 2 in meno. Ricognitrice occhio forte. Quando il tuo eroe attacca un servitore, ne imposta salute a 1. Prima di trovare la leggendaria almeno. Potenza fiammeggiante. +1/+1 al servitore. Ripete l'effetto per ogni tuo personaggio danneggiato. Beh, dipende come può essere usato. Draghetto d'ambra. Ripete, inflige 3 danni se hai un drago in mano. Qui devi avere i draghi in mano, quindi. Ce ne ho di draghi, però non so se con tutti i deck. Forse sì, perché l'ho messo in tutti i deck, lo stesso Drago di Crepuscolo, quindi forse. E Drago di Zaffiro. Quindi forse sì, però. È semplicemente 3 danni in più, non è che c'ha così tanto. Dragone Arcano, grida battaglia, mette nella tua mano un drago arcano, un dado arcano. Saggezza profonda, e vieni due magie da 3 o meno mana, scambia il loro costo. Ripudiato violento. Assalto, ripudio. La tua prossima carta con ripudio costa 1 in meno. Dobbiamo aprire tutte le buste, quindi. Le finiamo le buste. Imbalsamatore Dracari. Grida battaglia, fornisce una rinascita a un tuo non morto. Sì, ma rinascita da 1 di vita. E quindi non è molto utile. Sangue vampirico. +5 salute al tuo eroe. Consuma 3 cadaveri per ottenere 5 salute aggiuntiva e pescarne una carta. Ancora il cave della morte non ce l'ho, quindi non potrei utilizzarlo. Fedele furia argento. Provocazione. Assalto non può essere bersaglio di magia o potere eroe. Beh, potrebbe essere utile. Questo l'ho letto prima. Incubo infestante. Rantolo di morte. Infesta una carta nella tua mano quando la giochi e evoca un soldato 3-3. Beh, potrebbe essere interessante. È utile. Poi pian piano vedrò di organizzare i deck, i mazzi. Assalto spettrale, infligge un danno, combo pesca una carta. Ok. Alleati imperituri. Dopo che hai giocato un non morto in quest'urno gli fornisce rinascita. Ok, sempre rinascita che non è molto interessante. Sciame imperituro. Ancora. Resuscita i tuoi servitori da 2 o più o meno mana. Nerubiano volante, grida e battaglia, se è morto un turno morto, dopo il tuo ultimo turno evoca un Nerubiano, 2-2. Spargimento d'ombra, fornisce l'antro di morte, infligge 3 danni a un nemico casuale ai suoi servitori. Basta, Chimmens! Madonna!
Comunque, non è che leggere, no? Scusa. Fornisce l'antro di morte e infligge 3 danni a un nemico casuale. Ai tuoi servitori. Ai tuoi servitori, quindi non è utile come carta, cioè. Non è utile. È utile per l'avversario. Ah, è una leggendaria. Becchina necrotica. Grida per tagliare. Se è morto, un tuo non morto ancora. Dopo il tuo ultimo turno, rinvieni la carta con rune dell'impietà. Queste sono tutte carte del cave della morte, quindi non è che siano molto utili in questo momento, perché il cave della morte non ce l'ho ancora. Però va bene. Contadina infetta, rantolo di morte. Evoca una contadina non morta 2-2. Questa l'ho già vista in battaglia. Le tue magie arcane costano 1 in meno. Già vista. Grida per tagliare. Mette un intruso casuale nella tua mano. Ok, difensore a cani. Evoca due cani sulle 6 con provocazione. Non può essere bersaglio maggiore potere eroe. Ah, ok, sì, è vero. L'avevo già provata come carta. Non direttamente, ma l'avevo provata. Patto con un diavolo. Evoca due vil demoni 3-3 con furto vitale. Se il tuo mazzo non ha servitori, ne evoca un altro. Ah. Va bene, interessante. Questo già letto. Zombie pelle fragile. Antro di morte. Se muore nel turno dell'avversario, gli infligge 3 danni. Ah, ok. Campionessa senza vita. Grigio battaglia. Se è morto o non morto, dopo il tuo ultimo turno, evoca due zombie 3-2. Frangi anime. Dopo che il tuo eroe ha attaccato e distrutto un servitore, ottieni 2 cadaveri. Se avete la morte ancora non so come utilizzarlo, non l'ho neanche sbloccato, quindi. Brigata di Vildorei. Infligge 4 danni. Se il tuo mazzo non ha servitori, evoca 4 illidari 1-1 con l'assalto. È da vedere come carta. Ripudiato violento, assalto, ripudio. La tua prossima carta con ripudio costa 1 in meno. Ok, questa l'ho già vista. Leggendaria. Anubrekan. Quelli leggendari hanno dei nomi strani, però vabbè. Cioè, battaglia, fornisce 8 armature. I tuoi prossimi 3 servitori in questo turno costano armature invece di mana. Ah. Col druido? Potrebbe essere interessante. Sunline tenace, furto vitale, quando attacca infligge danni al loro nemico. Jace ombrale, rantolo di morte, mette nella tua mano una magia d'ombra casuale. Perché il Talas, 3 più 3 attacco al tuo servitore, più 2 attacco al tuo eroe per questo turno. Col paladino. Zombie persistente, l'altro di morte, con una zombie sbracciata 1-1, con rantolo di morte, evoca una zombie 1-1. Ah, un doppio rantolo di morte. Accolita della morte, dopo che è morto un turno morto, pesca una carta. Roditore marcio, ride per te, riduce di 1 il costo di carta con rantolo di morte nel tuo mazzo. Destombrale già letto. Quello che ho già letto questo. Già letto. Dardo Arcano, infligge 2 danni, 7 di mana, 8, infligge 3 danni. Contadina infetta. Vediamo quanto stiamo registrando, 9 minuti. Sapete che vi dico? Queste carte ce le teniamo per il prossimo spacchettamento, perché così almeno abbiamo qualcosa da aprire la prossima volta, perché sono le ultime carte, non vorrei aprirle tutte adesso e soprattutto siamo già a 10 minuti, quindi penso che ci fermiamo qua. Magari farò un altro video in cui aprirò le ultime 9 buste.
e vedremo cosa troveremo in queste buste, ma per ora abbiamo trovato una leggendaria in no, 8-9 buste, quindi va bene. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento, condividere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!